Dov'è che andiamo oggi? Oggi andiamo ad esplorare la biodiversità del nostro sistema produttivo. Vedi, noi crediamo che un po' come una foresta, un sistema produttivo sia tanto più sano quanto più è vario e vitale. Ma cosa c'entra il digitale con questa biodiversità? Digitale è un po' come se fosse il prolungamento della mano dell'artigiano. A proposito di prolungamento della mano, l'azienda dove stiamo andando oggi fa bracci meccanici? Qualcosa di più, la BNP di Cittadella si occupa di soluzioni ergonomiche per il lavoro. Noi ci occupiamo di ergonomia, o ergonomia fisica, ergonomia cognitiva. Avere attenzione per quello che la persona compie in una postazione di lavoro. Quindi per il lavoratore? Esattamente. Ok, però prima non facevate questo. Siamo partiti 20 anni fa con una realtà completamente diversa. Eravamo una ferramenta. Ferramenta? Tutt'altro mestiere. Ok. Girando, visitando aziende, abbiamo capito che c'erano esigenze legate appunto all'ergonomia. Questa è una postazione che noi chiamiamo ADES, significa Advanced Ergonomic Solution. L'azienda può sapere esattamente tutto quello che avviene nel processo produttivo in quel determinato prodotto. Qui dentro ci sono molti concetti che consentono all'operatore che fa una determinata attività di assemblaggio di essere in condizioni ergonomiche. Comodità, quindi. Comodità. Ma la posso provare? Mi viene in mente una cosa che diciamo spesso noi in Confartigianato, che nel nostro paese c'è poca materia prima ma moltissima materia grigia. Sì, e questa è la nostra forza. Qua cosa c'è? La stanza dei segreti. Sì, è la vostra area 51. Questa è la nostra area ricerca e sviluppo. Qui testiamo, sviluppiamo tutti quei prodotti nuovi che vengono realizzati, pensati dal nostro ufficio tecnico. Vietato entrare? Vietato entrare. Ok. Caffè? Grazie. Te l'ho detto che non dovevi guardare dentro. Vabbè, ma io lì tutto il tempo ricerca e sviluppo, ricerca e sviluppo. Una sbirciatina poi, non è che chissà che ho fatto. Già che c'eri? Ma che c'era dentro? Ah, ora lo vuoi sapere.